Bentornati carissimi amici, amici di Briciole di Storia. Benvenuto professore, bentornato Briciole di Storia, anche se ne fa parte ormai da quanti anni? Quanti siamo arrivati? 5 anni. 600, 700 video, facciamo 700 impressione. No, 600 sì. Ma poi quando esce questo magari vedremo. Stiamo puntando ai 1000 che all'inizio sembrava una stupidata e invece sì. Ci stiamo arrivando con dei pezzi importanti. Oggi non so da dove cominciare. Beh, mi sembra un libro. È un libro, su questo non ci sono dubbi. La sovracoperta è rovinata, ma il libro in sé no, non particolarmente. Perché è un libro del 1954 della Carroccio, anche se per qualcuno all'inizio avrebbe potuto dire ah, è un Fabbri. No, Carroccio, perché avevano quello stile anche loro. Parliamo dell'autore, del libro, parliamo dell'illustratore. Io ti parlo dell'illustratore. Parliamo dell'illustratore. Che tanto il libro lo conoscono tutti, c'è anche da dire questo. Che non è Pinocchio, Le avventure di Pinocchio. Questo è un libro molto bello, di un illustratore molto conosciuto in Italia. Tutti quelli che hanno avuto a casa un libro di fiabe, misto, non misto, della Fabbri, della MZ, hanno in casa sicuramente Maraia, Libico Maraia, che è nato nel 1912 e morto nell'83. Intanto vi faccio vedere qualcosa. Già, uno che si chiama Libico, effettivamente, nato nel 1912, anno in cui abbiamo conquistato la Libia. Sì. È una cosa... Mi pare che la sorella si chiamasse Italia. Quindi, girato un po' sul nazionalismo, ma questa è una cosa, un aggancio storico del tutto. Un autore pazzesco. Allora, noi abbiamo avuto il piacere... Allora, intanto vi dico che lui è l'autore principale, insieme ad altri, Cattaneo... ed altri illustratori degli anni 60 che ha realizzato La Rosa di Baghdad, il più famoso lungometraggio italiano realizzato, diciamo, contro Disney. Era un po' lento, un po' pesantuccio, un'animazione fantastica, era una storia interessante, poi tenete presente che era negli anni di... forse precedente, scusate, ho sbagliato come data, vicino a Biancaneve. Infatti poi si rubarono alcuni personaggi, alcuni artisti, ma Libico Maraia fu... il tratto era suo, riconoscibile all'interno di quel film che potete trovare, La Rosa di Baghdad, ve lo metterò in descrizione. Talmente importante l'autore Libico Maraia da avere una fondazione dedicata a lui, ci sono i figli a Como che conservano parte delle tavole originali, perché purtroppo la maggior parte delle tavole è rimasta di proprietà della Fabbri, che tecnicamente non ne fa più niente perché ormai gli autori sono cambiati, però ne detiene ancora le copie, potrebbe dare alla fondazione, ma queste sono cose loro. Vi metterò in descrizione anche il link della fondazione. I disegni, per un profano come me, sembrano belli. Sono, cioè, belli. Sembra disegnati con grandissima cura, con quale tecnica non era più pallida idea, ma sono veramente belli, belli, belli. Per la tecnica è complicato. Noi per curiosità, perché, ma per affetto ai libri dei bambini, nel senso, eravamo bambini quando c'erano questi libri, mia moglie aveva un libro illustrato da lui, abbiamo cercato, abbiamo trovato anche altri libri e ci è capitato di vedere che appunto era di Como, e andando a cercare dei libri in alcune librerie e alla Proloco, aveva illustrato negli ultimi anni anche un Promessi Sposi, beh, per certo, la Proloco di Como, ci ha detto, certo, ma guardate che se volete la sorella è in vita, la chiamiamo e organizziamo un incontro. Questa è un po' una cosa strana. E siamo andati a casa, c'era il cognato e la sorella, ora sinceramente sono passati credo 15 anni da quella volta, e ci ha mostrato alcuni tavole originali, pezzi originali, e lì è stato il primo incontro, prima ancora della fondazione. Ci ha raccontato della sua vita, ci ha raccontato del fatto che ci ha fatto vedere i quadri astratti, perché ovviamente uno che fa queste cose poi per se stesso e per divertimento fa quadri astratti. Ma vuol dire che vai alla Proloco e la Proloco ti mette in contatto? Sì, mi ha messo in contatto, ma perché non c'era... è una cosa normale, capisci? È una cosa un po' strana. Sì, ma non c'era ancora... ma non è da tutti i giorni che uno arriva dicendo adoro, mi piace il vostro autore, Comasco, che poi ha vissuto in Svizzera, è molto conosciuto anche in Svizzera. Prima che nascesse la fondazione, con la nascita della fondazione, appunto siamo andati là, c'erano i figli, e loro conservano a temperatura costante le tavole originali di molti lavori, e devo dire che è stata una bella esperienza, quindi particolarmente legato a questo autore, devo dire particolarmente legato anche a Pinocchio. Comunque, veramente, il libro questo qui è del 54, sì. Invece l'argomento è perché precedente. Non era una balena, un pesce cane, il
il libro è uscito nell'81, nel 1881, quindi una cosa molto più vecchia, e ha avuto un ruolo anche educativo nella nostra storia, debolissimo, ricordiamo di Carlo Collodi. Va per i 150 anni Pinocchio praticamente, sì, di lì a poco. Quindi, ripeto, un pezzo di storia legato ad un grande illustratore italiano, a un grande scrittore italiano e a un grande libro che rappresenta l'Italia in tutto il mondo. La casa editrice, non so più... Non credo esista più la Carroccio, come non esiste più la MZ, è rimasta la Fabbri, via via a scalare. Però è bello recuperare questi vecchi libri, dargli una seconda, una terza, una quarta, una quinta vita, perché c'è tanto lavoro dietro. Ricordate che i libri, salvate un libro ogni tanto, se potete, se avete spazio, o donatelo. A proposito del salvataggio di libri, un ringraziamento a Silvia che ci ha permesso di avere questo pezzo. Assolutamente, è stato un piacere poterlo vedere, poterlo recensire. Quindi noi vi chiediamo, di, se potete, di mettere un like, di iscrivervi al canale, di condividere nel limite del possibile, di commentare e schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i futuri video. Accettiamo anche delle richieste, non sempre riusciamo a evaderle, però provate a scrivere perché non fate quella cosa. Potremmo, o un altro, per dire, su un argomento, siete un frullatore, vi piacciono i frullatori, di fate altri frullatori. Vi piace Maraia? Potremmo fare altri libri. Vi piace un libro di illustrazione? Potremmo fare altri libri. Voi chiedete e poi valuteremo. E con questo salutiamo tutti i nostri telespettatori. Alla prossima!